Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La Russia ha invaso l'Ucraina, l'Ucraina va aiutata e la resistenza ucraina va aiutata. Questa nostra coerenza è stata così dal 24 di febbraio e continua così anche oggi. Il governo, io credo che debba veramente astenersi a questo punto da ulteriori invii. Quindi se vogliono disporre un ulteriore invio, noi siamo contrari, lo anticipo, ma devono venire assolutamente in Parlamento. Dobbiamo dirci con forza che la pace è possibile. Abbiamo sostenuto i primi invii perché era giusto stare dalla parte dell'Ucraina e aiutarli, cosa che continuiamo a essere. Detto ciò, serve un negoziato di pace costruito con tutti coloro che evidentemente vogliono rafforzare e costruire questo percorso di pace. Nel frattempo a Milano è iniziata un'altra manifestazione della pace. Puoi chiedere la pace, certo, la chiediamo anche noi. Ma puoi chiedere la pace votando contemporaneamente per non mandare armi all'Ucraina? No, stai chiedendo la resa. Quindi con le armi o senza le armi? Ma guarda, le armi fino ad oggi sono state necessarie nell'invio che è stato fatto per sostenere la resistenza ucraina. Boccia, buonasera. Ho fatto l'assist a Calenda, glielo dico un po' così. Siamo qui per la pace. Si tratta di fare assist o meno. Io mi preoccuperei di più di tutti coloro che fanno finta di non vedere le condizioni umane del popolo ucraino. Oggi, a fronte della evocazione da una parte e dall'altra della guerra atomica, parliamo ancora di invio delle armi o bisogna che l'Europa faccia sentire la sua voce e che il mondo si organizzi per imporre il negoziato e il tavolo della pace? Intanto